Buongiorno a tutti, ci troviamo a Malgaserolo, a 1716 metri sul livello del mare, nella valle del Chiese. Siamo qua per spiegarvi praticamente dove era l'artiglieria italiana durante la Grande Guerra all'attacco del Monte Melino, del Monte Palone e del Monte Pisola. Infatti davanti a noi l'esercito italiano, nella sua avanzata nella valle del Chiese, prima cosa che fece, conquistò nell'agosto Cima Pisola. Da lì scese e andrò a Prati di Mangia, e da Prati di Mangio fece l'attacco al Monte Melino, la battaglia dei lupi di Toscana, che da qua, qui dove eravamo noi, c'era la propria artiglieria. Adesso noi, dopo spiegheremo anche l'attacco a Cima Pallone dall'altra parte, ma qui vorremmo spiegare specificatamente le opere che vi erano qua a Malgaserolo, che era l'artiglieria dell'esercito italiano. Da mettere in conto che qui vennero sparati in 3 giorni 850 colpi contro il Monte Melino. Perciò qua era un bel caposaldo che adesso andremo a spiegarvi col buon Fabio quello che è rimasto di questo caposaldo, da Cima Pisalat ad Ostalguen. Ci troviamo in mezzo alle trincee di Malgaserolo. Adesso incominciamo a farvi vedere le difese di Malgaserolo. Le piazzole d'artiglieria erano d'attacco, ma il passo era presidiato da queste trincee, che si vede, vi fa vedere adesso buon Fabio, vi farà vedere quello che rimane delle due trincee, quella più bassa che c'era qua a Malgaserolo. Da qua poi saliva e adesso vi porteremo alla parte superiore. Ok? Andiamo. Ci troviamo in una delle piazzole d'artiglieria di Malgaserolo. Qua, come vedete adesso, naturalmente non c'erano le piante perché era tutto, la natura era stata tagliata per poter avere libero accesso al fronte del nemico. Come vedete, da qui non si vede Monte Melino, come non si vede il dosso dei morti, si intravede solo il dosso dei morti, perché l'artiglieria doveva essere coperta, mentre sulle altre montagne, tipo Cima Pisalat, c'era su un osservatorio di tiro. Qui vedete la bellissima Malgaserolo e andiamo a cercare altre piazzole e altri posti di artiglieria in questa conca stupenda. Ciao, ci troviamo in un'altra piazzola d'artiglieria, una delle più importanti che c'era qua a Malgaserolo. Infatti, come vedete, la classe è una formazione da 149. Infatti, per portare quel pezzo da 149 qua in sede, qui davanti bisogna calcolare che c'erano le palizzate in legno e la copertura, vi era questa strada, come vedete, questa camionabile che avevamo fatto. Ovviamente si arriva là in fondo, poi si vede nel prato la striscia verde che arrivava giù e si univa alla strada militare e si arriva da Brione, che faceva anche Valaverta e che faceva anche Paserno e che arrivava fino a Romanterra. Questo posto qui, questa è un'altra piccola chicca di questa valle. Adesso noi saliremo per le postazioni più elevate di questo settore. Cercheremo di arrivare a Cima d'Alguen. Ok, ci troviamo vicino alla piazzola del 149 che mi ha detto prima. Qui, adesso che tutto è ostruita, ma qui c'era una caverna con il suo porticato in legno, praticamente dove c'erano le riservette dei colpi del 149 che era qua in parte. Ricordiamo sempre che questo 149 è uno di quelli che praticamente ha sparato gli 850 colpi che ho detto in 3 giorni contro il Monte Melino. Siamo sempre nei dintorni di Malgaserolo e questa è un'altra piazza d'artiglieria. Qui c'è la sua caverna come prima per la riservetta dei colpi. Dietro Fabio, nostro cameraman, c'era la strada che saliva e scendeva, la strada che abbiamo fatto vedere prima, che era la strada dei cannoni che saliva, e qua davanti a noi c'è la piazzola di artiglieria. Come vedete, sempre del 149 come prima, direzione sempre verso il dosso dei morti Melino, questa parte davanti a noi. Qua si vede in lontananza Cima Pisola. E questa era un'altra piazzola di artiglieria, sempre qua a Malgaserolo. Questa qua, diciamo, essere a 1800 metri però. Siamo saliti verso Malgaserolo, sempre sulle postazioni d'artiglieria, dove c'è il nostro caro e buon Fabio, per una volta non cameraman. Questa qui che vedete è una piazzola quadrata da mortaio che guardava contro la zona nemica del dosso dei morti e la zona del, come vedete qua dietro, Nozzolo Cadria, Cima Por, dove c'è il forte Por dritto davanti a noi. La zona est del Cima d'Alguen, qua a Malgaserolo, troviamo questo che ormai non è più un ripiano, ma qui dove c'erano i baraccamenti dei militari che stavano qua per i pezzi di artiglieria che abbiamo visto. Sotto, subito sotto, si vede ancora la strada
dei cannoni che dopo andremo a fare per poter tornare giù alla malga, e là sotto c'era la malga che dove c'era il comando di questo settore. Come vedete da qua spaziamo a tutto, soprattutto possiamo parlare di Cima Pissalat dove c'erano su altre postazioni, c'era su anche là sopra dove c'era Romanterra, dove arrivavano tutte le teleferiche per il trasporto del materiale qua. Infatti là sotto c'era Romanterra, da là arrivava tutto il materiale con le teleferiche e poi le trasportavano in questo porto di settore. Nel 18 fu costruita una teleferica anche qua. Ci troviamo su una delle arterie più importanti di questo settore, che era la mulattiera dei cannoni, che portava i pezzi di artiglieria in sede, i più alti, quelli in cima alla vetta, nonché quelli della contraerea, una contraerea e un mortaio. Da qui questa strada che ormai è tutta franata, questa mulattiera che ormai è tutta franata, però si staccava dal piccolo villaggetto di Malgascerone, che adesso andremo a farvi vedere. Le postazioni dell'artiglieria ve le ho fatte vedere prima, questa qua era solo la strada che saliva, perché non abbiamo fatto un sentiero a salire, e qua davanti a noi abbiamo la montagna Cima Pissalat con la sua artiglieria che restava nell'antecima e tutte le altre montagne qua che erano fortificate durante la guerra, fino ad arrivare a Romanterra dove abbiamo spiegato prima. Siamo sempre nel settore di Malgascerolo e qui c'è una cosa importante, soprattutto la metamorfosi del fronte. Prima di tutto vedete qua sotto che ci sono delle trincee. Queste trincee sono state fatte all'inizio quando si è andato a conquistare Cima Pissola, praticamente per l'esercito che era accampato qui per poter andare a conquistare Cima Pissola, che poi è diventato il Monte Melino, che poi è il Pallone e tutta la zona della Val del Chiese. Poi, una volta che il fronte si è spostato più avanti, con Cima Pissola conquistata, Cima Melino conquistata, qua praticamente nacque il villaggetto militare. Qui sopra sappiamo che, come modello normale, c'era su una piccola infermeria, qua sopra. Qui davanti c'erano le cucine e qui c'era un deposito dei magazzini, qua sotto. Altra cosa importante da segnalare sempre di questo settore del fronte è che era collegata con Romanterra per tutto il coso. Noi abbiamo trovato su uno scritto che c'era una teleferica, non ho trovato i dati ufficiali, però su uno scritto di un tenente parla di una teleferica costruita qua nel 18, però purtroppo non ho i dati ufficiali. E questo qua è il nostro piccolo pezzo. Ah, da far vedere qua dietro Fabio, qua sopra, un regalo degli austriaci in questa foro di mina, qua sopra praticamente. Gli austriaci erano arrivati molto vicini a bombardare questo territorio.